Ladies and gentlemen, benvenuti nell'ottavo episodio della serie CTM di The Islands of Junara. Nell'ultimo appuntamento, purtroppo, la nostra spada, The Trickster, è stata fiondata nell'oblio, ma gli incidenti capitano. D'altronde, l'ordine del giorno era morire e non siamo morti, anche se per poco. L'obiettivo di quest'oggi è riuscire a recuperare non solo la spada più potente del gioco, la spada di Junara, ma anche un piccone con fortuna 3. Dovrebbe essere disparso per una delle isole. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Io vi auguro una buona visione. Ed eccoci qua nella nostra isoletta, che piano piano prende sempre più forma. Nell'ultimo appuntamento abbiamo fatto anche il tavolo degli incantesimi, con tutte le librerie intorno acquistate nello shop laggiù in fondo. Un fake wither, perché ragazzi, non ho intenzione di creare un wither qua, ci mancherebbe, solo quello, magari più avanti, quando il nostro monumento sarà completo. Abbiamo appoggiato qui la reliquia della corona dell'isola degli Enderman, laggiù in fondo. Con questa gli Enderman ci rispettano. Abbiamo scoperto che c'è un villager che scambia del ferro per prendere degli smeraldi. Visto che ci mancano dei blocchi di smeraldi, direi che la prima tappa la facciamo da lui, se siete d'accordo. La strada per il villager è effettivamente lunga, ma necessaria per il recupero di alcuni smeraldi. Mentre il piccone dovrebbe trovarsi dalla parte opposta, quindi dietro di noi. Dopo ci proviamo. Qua, come al solito, piove sempre, ma ormai ci siamo abituati. Amico mio, quanto tempo, sono tornato! Allora, 21 erano, giusto? Quindi 1, 2, 3 e 4. 4 li possiamo prendere, 2 li recuperiamo così, se non sbaglio. 1, 2, 6. Un altro blocco è praticamente in saccoccia. Sti pantaloncini te li regalo. Mi sono dimenticato di metterti un blocco a protezione. Non bene, facciamo subito. E voilà, così sei al sicuro. Ora che lo scambio col villager è stato fatto, direi di piazzare subito il blocco di smeraldo al volo. Eccolo qua. Ce ne avanzano 3, quindi significa che con altri 6 avremo un nuovo blocco. Molto molto bene. Dormo subito. Dovremmo recuperare il secchio d'acqua, è vero, perché temporaneamente non è presente nel nostro inventario. Non so dove l'ho appoggiato l'ultima volta. Eccolo qui. Blocco di smeraldo piazzato. Raga, ne mancano solamente 2 qua e 3 di diamante. E ci siamo. Fantastico. Vedami il cibo. Mancano ancora un po' di isole all'appello. Mi fai vedere una cosa? Se qua dentro per caso... No. Non c'è quello che immaginavo. Magari altri blocchi che mi erano sfuggiti l'ultima volta. Quest'isola qua, ragazzi, vi ricordo essere il male. Io adesso ci sto andando, anche se secondo me è una pessima idea. Immaginate adesso lo scheletro che spona. No, col cavolo, non è spawnato. Quello lo rimuoviamo per sempre. Ciao. Devo andare laggiù, raga. Per tutti coloro che non hanno ancora avuto modo di provare questa mappa e volevano farlo, io, ragazzi, ve l'ho detto, lo link è in descrizione. Nel primo episodio la potete scaricare direttamente da là. Here we go. Oh, vaffanculo, devi sempre rovinarmi i piani in corsa. Artifacts of stone. Ragazzi, abbiamo un problema, eh. Qua mi avete mentito. Mi avete detto che nella chest dietro questa casa c'erano dei picconi. Con fortuna, non c'è fortuna. Non c'è fortuna. Efficiency 10? Questo però è clamoroso. Questo non ha minimamente senso. Somebody messed up, sì, mi rendo conto. Ma questo significa che magari possiamo disincantarlo. Da non sottovalutare questa cosa. Allora, io non so se vorrò ritornare nuovamente qua. Che ne dite? Facciamo una cosa del genere? Come torno indietro poi? Non ho pensato a questa conseguenza. Però qua c'è della legna. Eccola là! Quella, raga, è l'isola della spada di Junara. Ehi! No! No, ragazzi. Non ci pensate neanche. È buffo come sembra. Una casetta così tranquilla, eh? Tutto regolare. Un corno tutto regolare. Fammi salire, va. Vediamo se riesco a ottenere qualcosa. C'è una cassa. Un po' di blocchi. Un po' di cibo. Altri blocchi. Questi, posso sostituire la mia accetta con un'accetta nuova? Questo sì, lo posso fare. Vediamo se gli spawner sono sotto i tappeti. Sembra di no. Continua a salire? Beh, easy. Easy. Efficiency 10, ragazzi. Cioè, completamente implosi. Vabbè, facile. Facilissimo, raga. Dai. Oh. No, non avrei voluto prendere fuoco, in realtà. Ne sento altri, però, di silverfish. Saranno sopra. Ah, nothing here. Grazie. Oh mio dio, eila! Chunk of ice, knockback 3, sharpness, might, unbreaking. Beh, lo posso prendere perché è una reliquia, ma non è che ci serva chissà cosa. Ma tu cosa stai facendo? Silverfish, pesce dell'argento. Dunque, io non lo so se basteranno i materiali che abbiamo adesso a disposizione
per raggiungere quell'isolotto laggiù in fondo. Perché abbiamo tipo uno stacco qua. Diamanti! Non possiamo lasciarli indietro. Fammi vedere dove sono. Qui c'è il ferro. Anche se non abbiamo fortuna 3, però posso sempre piano. Allora, questo devo levarlo. Devo prendere quello con fortuna 1, che è questo qui. E ce ne ha droppati 2. Incredibile. Raga, se prendiamo la spada di Junara, ovviamente non la porto con me, la lasciamo a casa per un po'. È una reliquia troppo preziosa. È fortissima, lo so. Non mi ricordo se da qualche parte ci dovrebbe essere un'isola con il portale dell'End per andare dal drago. Ho completamente rimosso questa cosa. Abbiamo anche i grass block, però. In teoria dovremmo farcela. Dovremmo farcela, ragazzi. Molta paura adesso. Siamo molto lontani da casa, sospesi su un ponte. Fatto male, tra l'altro, che vedete, possono spawnarci. Eureka, là dentro c'è la spada di Junara, raga. Calmo, Ste, calmo, calmo. Allora, ok, dormo. Ti prego non spawnarmi fuori dal letto, se no impazzisco. Cioè fuori dalla... Ok, ok. Abbiamo anche uno spawn. Proviamo temporaneamente a scendere. Ci sono dei cartelli, un botto di cartelli, tra l'altro. Come to insanity! Oh, no, 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 stanno già arrivando, raga. Oh mio Dio, oh mio Dio. Oh, c'ho la carota con smite, fai vedere se è forte. Smite 8, smite 8. Oh mio Dio, quanti sono? Quanti sono? No, raga, mi rifiuto. Ok, calma, 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 calma. Ah, questo knockback è clamoroso, però. Sì, ma no, come faccio? Raga, non posso entrare là dentro. Ma non muoiono manco con 2 frecciate, quest'arco è potentissimo. Ah, è probabile che l'acqua stia rallentando la mia freccia, giusto? Le torce non ti salveranno, c'è scritto. Oddio, aspetta, no, 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 no. Non voglio andare, non voglio andare. Torniamo a casa velocemente, faccio un pit stop. Rapido, veloce e indolore. Ah, questi dovrebbero essere sufficienti. Oh, altri diamanti lì sotto. Dai, che teoricamente posso andare. Dammi qua. Era uno solo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Lasciamo quanto di prezioso abbiamo trovato. Quindi questo piccone che in realtà devo disincantare. Questa reliquia, la vecchia reliquia, che è questa carota. Quindi una cosa del genere. Questo qua sopra, questi qua sotto, questi di lato. Grindstone. Visto che questo piccone, come narra, è qualcuno ha fatto una cagata, è perché non sono le giuste cose del piccone. Quindi lo ritrasformiamo, diventa normale. È ancora nominato Diamond Pickaxe in viola, ok? Possiamo vedere però se c'è fortuna... No, non c'è fortuna 3. Sfortunatamente non c'è fortuna 3. Magari in uno dei libri ci può dare fortuna? Fire Protection, no. Non abbiamo neanche quei livelli, tra l'altro, quindi poco da fare. Già che ci sono, mi faccio un paio di mele d'oro. Ok, 15 mele d'oro. Qua dovrebbe essere l'isola con l'accetta di cui mi avete parlato. Ora, non vorrei sprecare tutti i blocchi che abbiamo a disposizione per arrivarci. Prima proviamo a prendere la spada di Junara. Anche se, insomma, rischiamo di perdere gli stivaletti free faller che ci hanno salvato la vita. Questa? Questa la posso lasciare. E ora col teletrasporto dei letti arriveremo di là! Ragazzi, scusate, ho sboccato, ma è sempre così. Quando uso il teletrasporto dei letti è un macello. Ora che abbiamo più blocchi a disposizione, il piano è questo. Abbiamo visto dentro esserci, vabbè, il male più totale. Intanto blocchiamo queste colate di lava. 2 frecciate non bastano? Oh mio Dio. Raga, come faccio a entrare qua dentro in tutta normalità? È impossibile? Quello è un Wither Skeleton! Non possono colpirmi, fammi vedere. Non possono colpirmi. E questa è già una buona notizia. Sta roba ha looting 3, eh. Quindi almeno droppatemi un'armatura di diamante. La prendo come backup nel caso in cui dovesse succedermi qualcosa di veramente brutto qua dentro, no? No? Non muoiono, raga, non muoiono. Raga, non muoiono. Non muoiono! Quanti colpi gli devo dare? Ma è possibile? Quanti colpi? Dai, tu sei la cavia, sei un Wither Skeleton. Morirai. Morirai tra 2 secondi. No. Non muore, raga. Raga, non muore. È letteralmente impossibile. Quanta vita hanno? Intanto se mi metto qua vengono spinti nel vuoto. Che è una buona notizia. Dammi il piccone, quello della muerte. Capiamo cosa possiamo ok. Non bello da vedere. No, 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 no. Ok, tutta bedrock. Tutta bedrock. È tutta bedrock, ragazzi. Guardate quanti sono! Cioè, non si può fare. Raga, non si può fare!
Esto no es fattibile. Non è fattibile. Non c'è accesso agli spawner. Which lever stop the mob? Non è vero che c'è una leva che stoppa i mob. È una bugia. È una grande cagata. Non posso neanche pensare di affrontarli. Cioè, sono immortali tutti. La spada dovrebbe essere laggiù in fondo. Di questo non ho certezza. Non ci sono più mob, raga. Raga, non ci sono più mob. No, ne sono appena spawnati. Raga, quattro frecce ed è ancora vivo. Grazie al cielo abbiamo un lettino qua che ci aspetta, giusto? Posso dormirci. Un flusso costante ed infinito di mob. Una cosa che vorrei sicuramente provare è capire quanto danno mi fa. Però devo scendere. Devo scendere per provarlo e non voglio scendere. Così li posso far cadere di sotto, che non è male. Un colpettino solo. Aia! Quattro cuori. Oddio. Raga, ora mai più? Ora mai più? No, scherzavo, scherzavo. Ragazzi, ora mai più davvero. Ah! Wow! Incredibile, incredibile. Ah! Oh mio Dio. We got it. Ah, questa è Sharpness 10, Bane of Anthropods, Unbreaking, Looting 8, Knockback 5, Fire Aspect, Smite, Unbreaking 10, The Ultimate Sword of Junara, Part of the Ultimate Junara Set, Forget by the Gods Themselves, Are you ready for which such power? Yes you are, yes you are. Lo so, avete visto anche voi che in fondo era pieno zeppo di diamanti. Eh sì, ma come faccio? Non posso ritornare lì. Non posso. Siamo stati fortunati una volta, non potremo esserlo di nuovo. Tutto senza usare le Ender Pearl. La spada di Junara nelle nostre mani! Nelle nostre mani. Però quei diamanti erano succosi, no? Come dite? La mia vita non vale effettivamente i diamanti, mentre nell'altro episodio era così? Ok, non avete tutti i torti. Questi sono troppo potenti, c'hanno tipo un'armatura devastante, un'armatura... Raga, sono immortali, sto usando la spada di Junara. Cioè, se non muoiono con questi, capite che non... Cioè, non sarebbero mai morti e basta. Vabbè, è incredibile. Non muoiono, raga. Oh, armatura di diamante. E tu che ci sai? Un creeper, che ci fa? Il pantaloncino di diamante lì non è male, eh. Se uno di voi volesse dropparmi il vostro piccone... No. Allora, tutti quelli senza niente di interessante se ne vadano là. Voglio il tuo piccone, bro. Voglio il tuo piccone. Voglio il tuo piccone. Voglio il tuo piccone. Un pantaloncino, no, voglio il tuo piccone di diamante. Finché non mi hai droppato il piccone non me ne vado di qui. Via dai cogliomberi. Via voi. Mister piccone, non devi cadere tu, eh. Mi devi droppare il piccone. Voi via dai cogliomberi. Mister piccone, è morto. Non ha droppato un cavolo. O l'ha dato a lui. Lo ha dato a lui. Mister piccone, io mi preoccupo solo di te in questo momento. Ho bisogno del tuo piccone. Buono, mister piccone. L'ha droppato, ok. Calmi. Fai così. Quel piccone lo voglio, quel piccone lo voglio. Ok, siete bloccati qua per sempre. Sharpness 8, Bane of Anthropods. No, niente di utile. E l'armatura è praticamente distrutta. Beh, adesso è diventata a tutti gli effetti una farm, comunque. Aia, porca trottola. L'unica possibilità... è che in qualche... Io sono entrato qua dentro, raga, ci rendiamo conto cosa? L'unica possibilità è andare via, far sì che despawnino tutti e poi provare a ritornare. E adesso è inutile adesso. E poi vengono avanti, tornano indietro. No, raga, è inutile, dai. Stanno solamente sprecando il mio tempo. Dunque, questo non era per niente male, come vedete. Ma il nostro è messo meglio, cioè questo sta per essere distrutto. Via, cestino. Madonna, che potente! Questo ormai fa schifo. Piccone però ci ha dato integro, eh. È inutile dire che adesso cadere nel vuoto, se prima non era concesso, non lo è nemmeno ora. Ora è proprio tabù totale. Siamo sicuri per arrivare laggiù? Voglio arrivare all'isola dei funghi. Sì, ci può stare. È che per oggi avrei voluto almeno un altro blocchettino di diamante. E ci mancava poco. E là in fondo c'erano, capite? Là in fondo c'erano, magari se mi allontano un tot di blocchi... no, però prima c'erano ancora. Siamo arrivati all'isola dei funghi, ragazzi. C'è una zappa. Tors 5. No, just no. Sì, solite cagate atomiche e...
A che mi serve questo isolotto? Fai salire rapidamente. Non vedo neanche diamanti, tra l'altro. Forse mi conviene ritornare indietro. No, c'è una cassa. C'è una cassa. Un ovetto! A colored egg! La pickaxe che avevamo trovato un po' di episodi fa, che abbiamo detto: oh, beh, fighissima questa, mio Dio! Adesso non lo è più, per ovvie ragioni. E un music disc. Potrei arrivare là in qualche modo con una ender pearl, ma poi non potremo più tornare indietro. Raga, io volevo quei diamanti, giuro. Cioè, capite, io così piano piano potrei farmi un percorso. Piano piano potrei farmi un percorso. È anche vero però che la maggior parte di loro possono bruciare nella lava. Non abbiamo tenuto in considerazione questa informazione preziosissima. Dammi qua. Raga, gli ho tirato la lava addosso e non muoiono. Rendiamoci conto. Però se sto qua, in teoria l'aggro è qui. Aspetta. Posso fare una cosa del genere. No. Vabbè. E raga, non muoiono. Cioè, sta roba è incredibile. Non muoiono. Non muoiono. L'inferno più totale questa zona. Scusa, se io facessi una cosa del genere, dovrebbero cadere tutti là sotto, no? Tutti. Se io apro qui, ho paurissima, raga. Ok? Bravi, bravissimi, bravissimi. Siete proprio stupidi. Con la trapdoor, in teoria, camminano perché pensano di potermi raggiungere. E invece cadono nel vuoto. Bene. Avanti un altro! Vai, che il primo si è rotto! Raga, è troppo lunga. Cioè, continuano a spawnare. Non penso che ne valga la pena. Cioè, sto sprecando il mio tempo in questo momento. Dai, andiamo via. Ma poi sta roba che la notte dura 27 ore. Cioè, ma che? Oh, basta! Secondo me l'unico vero modo potrebbe essere aspettare che despawnino tutti. E successivamente guarda, mi stava per cadere pure un creeper in testa. Ma siamo matti, siamo. Vai di sotto, va. Una volta che saranno despawnati, magari posso fare una corsa all'interno per recuperare tutti quanti i diamanti. Perché la cesta era surroundata di diamante, raga. Beh, adesso la priorità credo che sia tornare a casa in questo momento. Tra l'altro, mentre tornavo prima, perché ovviamente il teletrasporto dei letti non esiste, purtroppo, mi piacerebbe molto, ma mi sono fatto tutta la strada a piedi, ho visto che c'erano altri diamanti. Eccoli qui. Fortuna? No. Tu sì, però. Ne abbiamo zero nell'inventario, dammi due. Mi ha dato uno solo. Qua, 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 qua. Qua, qua, ra, qua. Qua, 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 siamo a tre. Ne avevamo a casa? Tre o sei? Tre o sei? Erano sei? E allora ce l'abbiamo, se erano sei. Beh, scopriremo subito se mi avete mentito oppure no. Tra l'altro, l'ultima volta che siamo venuti qua, non abbiamo effettivamente esplorato tutto, perché c'erano questi cosi, ma adesso... Adesso, raga, vengono one-shottati! Vengono one-shottati, raga, one-shottati. One-shottati tutti. Guarda, guarda, guarda. Pom, pom, pom. Oh, oh, raga, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Dai, che è proprio brutto vedere quel buchetto lì. Dobbiamo recuperare per forza il blocco. A me sembravano 6. Poi magari sono solo ottimista ed erano 3. Erano 6. 6 più 3 fa 9. E let's go. La missione di oggi prevedeva anche un piccone con fortuna 3, ma mi avete mentito. Non c'era, non c'era. E il blocco di diamante è piazzato. Adesso ne mancano solamente 4 e un po' di isolotti. Devo andare a recuperare quell'accetta lassù in cima. Sì, lo so. È molto probabile che lo faremo nel prossimo appuntamento. Ladies and gentlemen, questo 8° episodio della serie di The Islands of Junara termina qua. Spero che vi siate divertiti. Se così è stato, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina. Se avete un metodo per recuperare quei diamanti nella stanza della morte, perché quella è la stanza della morte, scrivetelo nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Qua sempre tutto. Buoni! Dai, che stavolta è carico con la spada di Junara. Sasso, carta, for, B. C'è! Hmm.